Un minuto con Padre Pio da questo luogo, dal giardino del convento di San Giovanni Rotondo, per farvi una domanda. Ecco, avete una foto di Padre Pio che preferite più delle altre? Cioè, per voi qual è la foto più bella di Padre Pio? Beh, andando a ricercare anche su internet, per me la foto più bella di Padre Pio è quella con un suo confratello, Fra Eusebio Notte, che vogliamo ricordare in questa giornata, il 5 di febbraio. 5 febbraio 2018 venne a mancare Fra Eusebio. Fra Eusebio, che è stato assistente di Padre Pio, e commentando questa foto, questa bellissima immagine, questi due sguardi che si guardano e si sorridono, tutti quanti ci possiamo chiedere, ma chissà cosa si stavano dicendo per ridere e per sorridersi. Cioè, il sorriso di un amico e il sorriso di un santo, il sorriso di due confratelli che avevano abbracciato la stessa vita religiosa, lo stesso amore per San Francesco d'Assisi. Beh, ce lo racconta proprio Padre Eusebio Notte nel suo libro. Ci racconta che quella fu uno dei diversi scatti. Beh, Padre Pio si preparava per celebrare un matrimonio. Padre Eusebio, che era il suo assistente, non sapeva, però lo preparava, quindi gli stava facendo indossare la cotta per celebrare questo matrimonio. Nel momento in cui, ecco, è successo in un attimo, nel momento in cui Padre Eusebio gli stava dando una mano per indossare la cotta, quindi gliela stava porgendo, gli chiese a Padre Eusebio, Padre Pio, da dove vengono gli sposi? E Padre Eusebio, che ci teneva molto al suo paese, lui non sapeva da dove venissero questi sposi, però dato che lui ci teneva molto al suo paese, allora anche per incalzare con una battuta Padre Pio, vengono da Castelpetroso, gli disse. E Padre Pio disse, sempre col tuo paese stai, ma vai via che sono quattro zampognari. Ecco, giusto in fraternità per farsi questi scherzi innocui, e al che entrambi cominciarono a sorridere. Ed di qui vennero fuori una serie di scatti. Scrive Padre Eusebio nel suo libro che chi guarda Padre Pio che sorride compiaciuto mentre guarda me, probabilmente pensa che il padre parla con me in estasi, di visioni celesti. Nessuno immaginerà mai che quel sorriso invece è stato provocato da una mia battuta campanilistica e poi anche da una risposta sarcastica di Padre Pio. Un padre che si compiace degli scherzi innocui nei quali è coinvolto e sorride con un volto luminoso. Padre Pio che ha queste visioni celesti, ma che ritornando sulla terra subito si va ad immedesimare nei guai e nelle sofferenze degli uomini.